Migranti, arresti domiciliari per la moglie e la suocera di Soumahoro. Marie Therese Mukamazindo e Lilian Murekatete, suocera e moglie dell'onorevole Soumahoro, sono state poste agli arresti domiciliari a seguito dell'indagine sulla gestione dei migranti. Prima di cominciare iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche per essere sempre aggiornati, anche un like per noi è molto importante. Seguitemi anche sui miei social e sugli altri miei canali, troverete tutti i link in descrizione, grazie mille. Primi sviluppi nell'indagine a Latina sulle attività delle cooperative coinvolte nell'accoglienza di richiedenti asilo e minori non accompagnati, legate alla moglie e suocera dell'onorevole Abubakar Soumahoro. Le due donne sono state poste agli arresti domiciliari su ordine del giudice. L'intervento è stato condotto dalla Guardia di Finanza di Latina. Marie Therese Mukamazindo e Lilian Murekatete non sono le uniche coinvolte in provvedimenti giudiziari, poiché un figlio della suocera del deputato è stato colpito da un provvedimento simile. Questa situazione familiare complessa ha rivelato un sistema di gestione poco scrupoloso dei migranti da parte del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Sociale Integrata Caribu. Le tre persone agli arresti domiciliari sono accusate di frode nelle forniture pubbliche, bancarotta fraudolenta patrimoniale e autoriciclaggio. Questo caso evidenzia ancora una volta le criticità legate alle cooperative rosse nel settore dell'accoglienza dei migranti. In aggiunta alle misure cautelari, la Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro preventivo per confiscare i proventi illeciti dei soggetti coinvolti. Le cooperative Caribu, Consorzio Agenzia per l'Inclusione e i Diritti Italia, abbreviato in Consorzio AID Italia, e Jumbo Africa, tramite Caribu, hanno ricevuto consistenti finanziamenti pubblici da varie istituzioni, ma hanno fornito un servizio inadeguato e diverso da quanto concordato. In particolare, gli indagati sono accusati di sovraffollamento delle strutture, condizioni di vita indegne, igiene scarsa e mancanza di riscaldamento per i migranti, nonostante i finanziamenti ricevuti. La Procura di Latina sottolinea che queste condizioni hanno generato risparmi che sono stati utilizzati per spese personali e investimenti estranei all'accoglienza, a discapito dei migranti vulnerabili. La situazione è stata definita offensiva dei diritti e della dignità degli uomini e delle donne da parte del procuratore. La notizia per il momento, e solo per il momento, termina qui. Se non l'avete ancora fatto, questo è il momento giusto per iscriversi al canale, attivate anche la campanellina delle notifiche per essere sempre aggiornati e non perdervi neanche un video, seguiteci anche sugli altri canali e sui social. Troverete tutti i link in descrizione, lasciate anche un like e un commento ci aiuterà ad indicizzare meglio il nostro canale, grazie mille del sostegno. A questo punto io vi auguro una splendida giornata, l'appuntamento è sempre per la prossima notizia.